Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, filmo, registro, non filmo, un altro video stasera e visto che non ho già perso la voce nelle recensioni del video precedente, mi dedico a un video più frivolo, più facile da registrare, quindi un bel tag. Il tag in questione si chiama Confessioni di una beauty blogger con 4 iscritte, che amo tantissimo tutte quante. Un bacione forte forte. Comunque le domande le ho prese dal canale Aia di Miss Creamy Creamy. Sono 14 domande. Spero di tenervi compagnia qualche minuto in più e iniziamo con queste domande. La prima: quante ore alla settimana impieghi per filmare ed editare i video? Allora, non ho una scaletta temporale di quanti video pubblicare a settimana. Io quando trovo il tempo mi ci dedico il tempo che ho. Stasera avevo un pochino più di tempo e quindi ho deciso di registrare due video. Comunque, considerando un solo video, tra quelli più complicati che possono essere le recensioni, anzi no, sì, diciamo le recensioni, tra studiare i prodotti, quindi provarli ogni volta che provarli, vedere se mi fa reazione oppure non si comporta come dovrebbe. Appuntarmi il tutto, perché lo sapete, ho il mio libricino dove mi segno tutti i prodotti, e accendere la videocamera, iniziare a parlare, poi caricare il video sul computer, iniziare a lavorare con un po' di editing e alla fine caricare il tutto su YouTube. Per un video di questo genere considero almeno dalle 7 alle 10 ore, dipende anche dalla lunghezza del video. Per i video di make up, quindi di trucco, dimostrazione trucco, forse un pochino in meno, ci metterò forse, no, come ideazione è molto più rapida, perché è un input che mi viene di truccarmi in quel modo e lo provo magari la sera prima, qualche sera prima, e dopo ve lo propongo. Però poi tipo il modo in cui lo vado a caricare e a organizzare è in Full HD, quindi mi ci mette un pochino di più tutto il rodaggio, e sì, più o meno dalle 5-7 ore anche lui. Quelli facili tipo prodotti smaltiti e acquisti sono molto più facili, un paio d'ore di solito me la cavo. Sei una che spende o che risparmia? Che risparmia. Sapete che la mia politica sul mio canale è: io compro un cosmetico perché mi serve, non ne ho altri di quella tipologia. Non faccio un accumulo seriale. Se compro un mascara è perché mi è finito, se compro un rossetto è perché quella tonalità mi è finita, se compro una matita idem. Quindi sono una che risparmia tantissimo. Quanto ti è più facile registrare la sera? Perché no, neanche la sera. Se decido di registrare e devo uscire, quindi mi preparo per uscire, inizio una mezz'oretta prima a prepararmi, quindi dopo essermi preparata e prima di uscire mi ritaglio una mezz'oretta, 20 minuti per registrare, se sono video chiacchiericci. Se sono video di make up mi ritaglio un'oretta durante la preparazione per poter uscire e registro il video, quindi non ho una tempistica particolare. Ho difficoltà a registrare quando mia sorella ritorna per le vacanze estive o natalizie. Ovviamente la stanza questa è, la dividiamo, quindi gli spazi diminuiscono, anche gli spazi temporali diminuiscono. Non si può dire spazi temporali, comunque quello. Quando invece d'inverno ho mia nonna a casa, là la situazione diventa ancora più complicata, perché nonna è una persona comunque di una certa età e alle 10:30 vuole andare a dormire. Ad esempio, ora sono le 10:35, se era inverno mia nonna era già a letto e quindi non potevo disturbare il suo sonno per registrare un video.
e quindi mi devo ritagliare momenti durante la giornata in cui riesco a fare la spesa, mi preparo un pochino prima così posso registrare. Non so se hai capito il discorso. Qual è la tua peggiore abitudine di trucco e di capelli? Allora, di trucco, probabilmente mi strucco con le salviette struccanti. So che non si dovrebbe fare, che si dovrebbe optare per uno struccaggio molto più approfondito, però io sono un pochino pigra e le salviette velocizzano tutto all'ennesima potenza e quindi vado così. Tra virgolette apparo usando un detergente dopo aver passato la salvietta e mi sento con la coscienza a posto. Per capelli credo sì, il piastraggio e l'arricciare i capelli. Cerco di evitare il più possibile optando per due soluzioni. Per il liscio utilizzo, anche se mi è finito, lo devo andare a comprare, il balsamo extra lisciante della G-Cube e la spazzola quadrata. Non escono ovviamente lisci come con la piastra, però mi accontento. Per il fatto di arricciare i capelli invece utilizzo i bigodini, quelli lunghi e stretti, però ovviamente con l'arricciacapelli in mezz'ora sei mossa. Con i bigodini hai bisogno comunque di prenderti il tuo tempo, si allunga la situazione. Quanto impieghi a prepararti tutte le mattine? Io da quando mi sveglio a quando esco dalla porta, se devo fare qualcosa, un'ora. Mi alzo, faccio colazione, prendo il caffè, vado in bagno, vengo in camera, mi vesto, mi metto le creme, mascara, sopracciglia, luci da labbra e sono pronta, esco. Un'ora. Se ovviamente ho da fare qualcosa e mi devo truccare per bene, vestire per bene, sistemare per bene i capelli, e allora là devo considerare almeno un paio d'ore. Una citazione che ti piacerebbe che il mondo seguisse. In questo momento non lo so. Non fare agli altri quello che non vuoi fosse fatto a te. Accogli lo straniero come tuo fratello. Se fai male a un essere umano, fai male a te stesso. Non lo so. Forse sono troppo buonista e mi ci manca soltanto la corona da Miss Italia. Non mi voglio pronunciare. Qual è il tuo video preferito su YouTube? Il mio amico peloso Maggie. Sì, è quello. Basta. Una YouTuber che meriterebbe più visualizzazioni e più iscritti. Di quella alla quale sono iscritta io sono tutte molto famose, da Cleo Makeup, Giuliana eccetera, però sono iscritta a un canale che è nella media come visualizzazione e come iscritte, che mi piace tantissimo, ed è The Gabri Shop. Mi piace tantissimo, è schietta, è vivace, è energica. Poi abbiamo una filosofia molto simile nella gestione del canale, per questo abbiamo fatto anche una collaborazione di un po' di anni fa e mi sta molto molto simpatica. Una delle cose per cui si è eccitata per l'anno che sta arrivando, che l'anno arriverà tra un qualche mese, non ho nessuna eccitazione particolare. In questo momento sto vivendo una fase di stallo, come ho già detto nel video Mi Preparo con voi. Sto cercando di capire qual è la mia strada e come faccio per raggiungere l'obiettivo. Mi sto impegnando in corsi un po' particolari, in concorsi, colloqui di lavoro. Sì. Sì, questo è il tuo momento registrato più imbarazzante, ma che non ho caricato su YouTube. Non è il mio
mio momento, ce l'ho, non è il mio momento più imbarazzante, ma è un video che non ho voluto registrare, cioè che non sapevo che qualcuno stesse registrando e che mi è stato messo sul canale da mia sorella e mia cugina. Se lo ritrovo ve lo lascio in sovraimpressione. Le volevo uccidere, però non l'ho voluto cancellare apposta. Quanto tempo ci metti per prepararti per un video? Come dicevo prima, il tempo che mi ci vuole per uscire, quindi oggi ci ho messo, ho iniziato a prepararmi verso le 9, no, no, 9 e mezza, sì, alle 10 meno un quarto, cioè no, scusate, alle 10 e un quarto ero pronta, potevo uscire, però avevo calcolato che dovevo fare i video, quindi non mi preparo per un video, è raro. Se sono a casa e ho dei minuti, il tempo di mettere il mascara, sistemare le sopracciglia, perché non sono troppo bionde, cioè no, non sono troppo bionde, mi piacciono più scure delle mie. Quindi il tempo di mettere mascara, fare le sopracciglia e mettere qualcosa sulle labbra, quindi 5 minuti e sono pronta. Sciolgo le trecce cavalli e via. Indossi i pantaloni al momento, indossi il di sotto del pigiama. Indosso la minigonna perché sto per scendere. Non mi alzo però così. Se non dico questo, indosso veramente la pigiama. Vediamo se si vede. Sì. Indosso la minigonna. Qual è la cosa di cui sei più fiera nella tua vita? Credo il percorso universitario. Ho avuto tante difficoltà durante la mia vita accademica, ci sono stati tanti intoppi, tanti momenti da dire ma chi cacchio se ne frega, vado, mollo tutto e vado a lavorare. Ci sono stati momenti in cui ero in lacrime avanti al computer perché non riuscivo a passare un esame o il professore mi aveva bocciato un capitolo della tesi, mi è successo sia alla triennale che alla magistrale e non sapevo il perché, il per come, ero convinta che quel lavoro fosse andato per il verso giusto, però non mi sono mai arresa perché ero... Quando mi sono iscritta all'università io non volevo fare sociologia, non volevo fare niente, non avevo nessuna idea precisa di quello che volevo fare del mio futuro. Mi sono iscritta a sociologia tanto per riempire un vuoto, mi sono detta ci provo, se quest'anno non va l'anno prossimo vado a lavorare. Mi sono appassionata, mi fa battere il cuore, ormai ragiono con gli occhiali della sociologa, la vita la vedo molto... Quello che mi accade intorno, ormai ho una conformazione mentis molto specifica, quindi questi anni che sono stati il doppio di quello che normalmente ci si può impiegare, io la triennale l'ho presa in 6 anni e la magistrale in 4, quindi praticamente ci ho messo il doppio del tempo, sia per motivi miei di lentezza personale, sia perché avevo altre cose, io non ho mai abbandonato la pallavolo o il fidanzato, quindi comunque non è che ero una ragazza che stava 24 su 24 sui libri. Anche se ci ho messo tanto tempo, sapere che ce l'ho fatta, con tutte le difficoltà anche fisiche che ho avuto, che ho, io sono dislessica, quindi se una persona normale in un'ora fa tot, io in un'ora faccio meno della metà, perché concentrarmi nello studio mi è più difficile rispetto a una persona che non è dislessica. Non è una giustificazione, sicuramente io ho perso tantissimo tempo, quante volte ero avanti ai libri, dopo un'ora e mezza mi rompevo le scatole, facevo finta di studiare, nel frattempo avevo l'auricolaretto e mi stavo guardando un video. Però sono fiera che dopo tanti anni, l'anno scorso a novembre, il 26 novembre,
mi hanno detto: sei dottoressa in sociologia con 110. Sono fiera. Perché l'ho voluto io. Vabbè, entriamo in discorsi un pochino troppo complicati. Oddio, chiedo scusa. Ok, dopo questa confessione, un pochino me la sono sentita, eh? Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!